Oggi ho un ospite davvero speciale, col quale toccherò due temi, importanti nella discussione sulla ricerca sulle malattie rare. Lui è il vicepresidente dell'associazione Parent Project Italia Onlus, e con lui parleremo di registri di malattia e di pazienti esperti EUPATI. Grazie Stefano per aver accettato questo invito e per la tua disponibilità a condividere con me e con chi segue questo canale la tua esperienza. La prima domanda che voglio farti riguarda il tuo ruolo nell'associazione Parent Project e da quando ricopri la carica di vicepresidente e soprattutto perché. Dunque, io sono diventato vicepresidente da poco più di un anno, era marzo dell'anno scorso, e diciamo che la mia esperienza con l'associazione Parent Project nasce da quando abbiamo avuto la diagnosi per mio figlio di distrofia muscolare di Duchenne, che è la malattia principale di cui si occupa l'associazione insieme alla distrofia di Becker, che è l'altro aspetto, una stessa variante, diciamo, della patologia distrofia di Duchenne. È tutto nato per la volontà di essere innanzitutto in prima persona la persona che cerca di trovare una terapia o comunque di poter migliorare la qualità di vita, sicuramente di mio figlio innanzitutto, ma poi comunque poi di riflesso a tutta la comunità dei pazienti. Poi col tempo mi sono reso conto che avevo la possibilità di poter dare di più ed è quello che ho cercato di fare fino a quando poi i colleghi del consiglio direttivo mi hanno chiesto di prendere in mano la carica di vicepresidente, e io li ho ringraziati per questa fiducia e l'ho accettata. L'associazione Parent Project ha creato un registro di malattia che è oggi uno dei migliori esempi nel settore dei registri delle malattie rare. Perché avete cominciato un progetto di un registro e a che punto siete oggi? Sì, l'idea di fondare un registro di pazienti è nata diversi anni fa e dal 2008 è attivo il nostro registro di pazienti, che è totalmente gestito dall'associazione. È nato in realtà come progetto integrante del registro globale del TreatNMD, che è un network di eccellenza che si occupa appunto di malattie neuromuscolari, ed è nato con l'idea di cercare di uniformare, raccogliere e di confrontare tra di loro i dati relativi alla patologia distrofia di Duchenne e di Becker, che fino ad allora erano, diciamo, presi singolarmente. Non c'era un raccoglitore unico che potesse inglobare e poi mettere in confronto i dati tra di loro. Da qui poi c'è stata anche un'evoluzione, perché poi il registro è diventato anche uno strumento in mano poi al mondo della ricerca scientifica. Stefano, chi controlla il registro? Mi spiego meglio, chi lo gestisce? Chi è proprietario dello strumento informatico che raccoglie i dati dei pazienti con distrofia muscolare in Italia? Beh, la proprietà del registro è dell'associazione Parent Project, ma poi di riflesso, diciamo, è dei pazienti, perché comunque l'associazione Parent Project è un'associazione di familiari di pazienti o di pazienti stessi. Quindi alla fine possiamo dire che il registro e i dati in esso contenuti sono di proprietà dei pazienti stessi. Poi la cosa chiaramente ha preso necessità di essere gestita dal punto di vista tecnico e procedurale in maniera molto scientifica, per cui è stato dato in mano, in gestione, alle nostre due biologhe molecolari che fondano l'ufficio scientifico di Parent Project Onlus. Come è stato visto dalla comunità scientifica un registro di pazienti gestito direttamente dall'Associazione dei familiari? Beh, inizialmente devo dire c'è stato un po' di scetticismo, più che altro forse io non ero ancora presente in associazione, ma poi mi sono state raccontate un po' quelle che sono state le evoluzioni del registro. Probabilmente la paura era che non fosse gestito in maniera sufficientemente scientifica, essendo dato in mano comunque a dei pazienti. In realtà poi abbiamo saputo implementarlo con lo scopo che diventasse proprio uno strumento scientifico in mano sia al mondo della ricerca sia al mondo clinico. Tanto è vero che poi abbiamo fatto molta rete con i centri clinici
di riferimento per patologia e devo dire che loro si sono resi conto che questo strumento stava diventando sempre di più una chiave di volta fondamentale, per esempio nei reclutamenti dei pazienti nei trials clinici o anche per fare studi osservazionali, per fare delle verifiche a livello epidemiologico, quindi di incidenza, di prevalenza della patologia in Italia, e quindi da qui l'evoluzione ha fatto sì che diventasse uno strumento veramente efficace e stimato dal mondo della ricerca a 360 gradi. Ma quindi chi inserisce i dati nel registro della vostra associazione e quale ruolo hanno i medici e i ricercatori? Beh, i dati vengono inseriti dai pazienti stessi. Ognuno ha una propria username e una propria password per poter entrare nella propria scheda ed utilizzare questa scheda per compilare con i campi che sono richiesti dal registro pazienti, che sono studiati proprio in modo da poter essere dei campi efficaci dal punto di vista statistico e anche dal punto di vista poi di reclutamento. È importante poi anche sottolineare che le nostre biologhe sono a disposizione comunque dei pazienti che non abbiano o le competenze o il tempo o la possibilità di compilarsi le pagine per conto proprio, e nel momento in cui magari vengono inviati loro i dati clinici, loro sono disponibili poi a compilarlo. Loro stesse hanno a disposizione l'accesso a tutti i dati del registro per ovvi motivi, mentre il singolo paziente ha accesso esclusivamente alla propria scheda. Come riuscite a mantenere alto il coinvolgimento delle famiglie, che sono così importanti per la compilazione del registro? Beh, è fondamentale far capire alle famiglie che lo strumento registro è uno strumento a disposizione proprio della ricerca per poter funzionare meglio, velocizzarsi, avere i dati importanti su cui basare il proprio lavoro. Lo facciamo in ogni occasione. Diciamo che cerchiamo di far comprendere alle famiglie che tenerlo aggiornato lo rende uno strumento sempre più efficace, per cui in occasione di tutti gli incontri che facciamo, per esempio la conferenza annuale che facciamo a febbraio a Roma, c'è proprio una stanza apposita dedicata a chiunque voglia tenere aggiornati i dati del registro, con una delle nostre biologhe lì a disposizione proprio delle famiglie in orari stabiliti. Come poi facciamo molta sensibilizzazione su questo tema sia negli incontri territoriali che si fanno con le famiglie, sia poi nei webinar che ogni tanto ciclicamente organizziamo come associazione su varie tematiche. Cerchiamo di far capire due cose: sia il registro ben aggiornato è uno strumento a disposizione della ricerca per poter funzionare prima, per poter funzionare meglio, come dall'altro lato è uno strumento per le famiglie per poter essere visibili, per poter essere eventualmente chiamate nel momento in cui ci sia la possibilità di entrare in un trials clinico in cui magari il paziente, il familiare, ha dei requisiti necessari per potervi entrare, anche se non si è seguiti direttamente, quotidianamente, dal centro di riferimento che poi condurrà lo studio. Quali risultati ha prodotto fino ad oggi il registro? Beh, il registro attualmente conta oltre 700 persone, i dati di 700 persone inserite all'interno. E quindi questo è un ottimo risultato, considerando che la patologia si stima, perché dati certi in questo senso purtroppo non ci sono, ed è il motivo per cui nascono i registri, si stima ci siano circa 1.400-1.500 persone conviventi con distrofia di Duchenne in Italia. Quindi diciamo che almeno il 50% lo abbiamo raggiunto. Dopodiché devo dire il grande risultato è che questo strumento non è rimasto esclusivamente uno strumento contemplativo, ma è uno strumento che viene utilizzato dai medici e dai ricercatori soprattutto, e anche poi dalle case farmaceutiche, da gruppi di ricerca universitari, proprio utilizzato per fare i reclutamenti per le sperimentazioni cliniche, perché poi diciamo la distrofia di Duchenne e di Becker in questo momento è una malattia in cui il mondo della ricerca ha saputo fare dei passi in avanti e ci sono diverse sperimentazioni in corso. Il nostro registro è stato utilizzato più volte all'anno sia per studi osservazionali sia anche per reclutamenti di pazienti. Tu hai ricevuto la certificazione di paziente esperto EUPATI. Cosa vuol dire? Vuol dire essere partiti dalla mia esperienza personale di scontro con una malattia grave e impegnativa come la distrofia di Duchenne di mio figlio, come genitore chiaramente, non come paziente io stesso, ma diciamo la vivo
quotidianamente comunque sulla nostra pelle di famiglia, ed è nata da lì l'idea di base, come un po' è stato con il percorso dentro Parent Project, è quello di cercare di mettermi a disposizione per far avanzare il più possibile lo stato delle cose, per capire esattamente dove siamo e dove stiamo andando e come posso dare una mano anch'io per poterlo fare. Per fare questo mi sono incontrato con il progetto europeo UPATI, che stava nascendo fatalità nel periodo in cui io sono entrato in associazione, e quindi ho deciso di intraprendere questo percorso, che è un percorso di studio molto impegnativo, molto intensivo, quasi accademico, 14 mesi di corso molto impegnativi, per poter raggiungere poi tutte le conoscenze in ambito ricerca e sviluppo a livello farmacologico e terapie innovative. Diciamo che è un corso che parte da quella che è la discovery di una possibile terapia, fino ad arrivare a tutto il percorso regolatorio, la parte clinica, l'approvazione eventuale di una terapia e tutti gli aspetti che poi ci sono di farmacoeconomia, che vengono dopo l'aspetto regolatorio e che spesso sono poco conosciuti. Avere la certificazione come paziente europeo UPATI significa mettermi a disposizione con delle competenze che ho acquisito per cercare di essere anch'io stesso uno che si fa carico del proprio bagaglio e cerca di portare avanti un po' al meglio le cose. Come si diventa pazienti esperti? Mi spiego meglio. Per chi fosse interessato a partecipare a questo corso di formazione, qual è l'iter da mettere in atto per potervi effettivamente accedere? Allora, sono stati fatti tre corsi a livello europeo per pazienti esperti EUPATI. E io ho fatto parte del primo corso, che era stato fatto e iniziato nel 2014 e si è concluso poi a fine del 2015. C'è stato un secondo corso e in questo momento si sta chiudendo la selezione dei partecipanti al terzo corso. Il tutto porterà a formare circa 150 pazienti esperti certificati che saranno a disposizione di tutto quello che può essere poi lo sviluppo successivo, sia a livello di rappresentanti di pazienti nei tavoli regolatori, sia poi essere a disposizione del mondo della ricerca come consulenti, se vogliamo utilizzare questo termine, lo possiamo utilizzare. Al momento il percorso a livello europeo si è concluso qui e a quello che è attualmente la mia conoscenza non sono previsti altri corsi in questo momento per pazienti esperti a livello europeo. E invece cosa si sta facendo a livello nazionale e in particolare in Italia per formare pazienti esperti? Beh, in Italia, come in tutti gli altri paesi europei aderenti al progetto, è partita la seconda fase del progetto europeo EUPATI, che mira a una formazione di rappresentanti dei pazienti con dei corsi mirati che saranno poi studiati nelle varie specificità, che possano formare dei pazienti esperti a disposizione della ricerca nei vari stati aderenti al progetto. Questo è già partito in Italia grazie all'Accademia dei Pazienti Onlus, che sta portando il messaggio di EUPATI ed è impegnata in questo momento in Italia per poter fare sia la promozione di questi pazienti esperti e della formazione che ne conseguirà poi qui in Italia, e sta cercando poi di lavorare assieme ai vari stakeholder per arrivare a definire le regole fondamentali che siano chiare e condivise di ingaggio di questi pazienti esperti, perché chiaramente bisogna comunque che questi pazienti, oltre ad esserci, vengano effettivamente poi inseriti in questi tavoli decisionali. Uno strumento importantissimo che è già attivo da un po' di tempo è il toolbox di EUPATI. Se si va su internet a digitare www.eupati.it verrà fuori uno strumento che è, diciamo, una specie di enciclopedia, se vogliamo, un portale dedicato in cui si possono studiare argomenti molto importanti legati molto strettamente a quelli che sono stati gli argomenti che abbiamo studiato noi nel nostro corso per pazienti esperti, magari descritti in maniera più semplice, meno incisiva, però è un ottimo punto di partenza per formarsi dal punto di vista tecnico su quelli che sono tutti gli argomenti che abbiamo studiato anche noi. Benissimo Stefano, ti ringrazio molto, hai dato delle indicazioni sicuramente utilissime per chi fosse interessato ad iniziare un percorso di paziente esperto. L'ultima domanda che ti faccio è proprio questa: perché
È così importante essere un paziente esperto? I pazienti esperti sono fondamentali in questo momento. Diciamo che il ruolo del paziente ha avuto un'evoluzione nel mondo della ricerca enorme negli ultimi anni. Diciamo che in passato il paziente nel mondo della ricerca e della sperimentazione clinica aveva l'unico ruolo che era quello di attenersi al protocollo di somministrazione di una terapia che fosse in fase di sperimentazione, nulla di più. Oggi sappiamo, per esempio, che i rappresentanti dei pazienti siedono nei comitati decisionali EMA ed è importantissimo questo passaggio. Sappiamo che i pazienti fanno parte spesso di comitati etici, hanno una rappresentanza. Teniamo presente il nuovo regolamento europeo sui clinical trials che partirà l'anno prossimo, che prevede necessariamente l'inclusione di rappresentanti dei pazienti nelle commissioni che decideranno e autorizzeranno poi le sperimentazioni cliniche. Quindi è fondamentale che ci siano dei pazienti che hanno fatto un percorso di formazione importante, impegnativo, che sappiano sia di procedure che di norme, che di etica, che di parte tecnica sulle sperimentazioni cliniche per poter, essere coinvolti in maniera efficace. Inoltre, la ricerca clinica, intesa come company farmaceutiche, gruppi di ricerca, istituti di ricerca, si sono resi conto che spesso i pazienti sono portatori di un messaggio e di conoscenze che non erano state più di tanto prese in considerazione in passato, ma che sono fondamentali per completare il tassello, per poter dimostrare quando una terapia va a modificare la qualità di vita delle persone e non solo dei pazienti, ma anche dell'intero nucleo familiare e allargando anche della società che interagisce con il paziente, la scuola, i centri di fisioterapia, non solo questo, la vita sociale del paziente con gli amici, con i parenti. È fondamentale avere chiaro quanto una terapia possa essere efficace, non solo nel singolo parametro, nel valore del sangue o in quelle che sono piccole cose, bisogna far capire qual è l'importanza di un cambio di qualità di vita che può portare una patologia, anche se non è in grado di guarire, ma è in grado di dare una migliore vita. Facciamo un esempio molto semplice: nella malattia di mio figlio, che è una malattia puramente muscolare, avere un farmaco che sia in grado, o una terapia, non è necessariamente che debba essere un farmaco, ma una terapia che sia in grado di prolungare di 8, 10 anni, 5, quelli che possono essere, la capacità del paziente di fare uno scalino, rendiamoci conto che uno scalino rappresenta l'80% delle barriere architettoniche di una città. Quindi ci sono implicazioni a 360 gradi. Quanto cambia anche la qualità di vita per tutti i suoi familiari nel momento in cui un paziente possa vivere meglio? Queste sono tutte voci che il mondo della ricerca, per quello che è stato finora, non era in grado, probabilmente le considerava secondarie. I pazienti sono in grado di portare questo, sono in grado di portare obiettivi primari, secondari, sono in grado di stabilire meglio le patients reported outcome in modo da poter avere comunque dei parametri che stabiliscano veramente quando una terapia è in grado di cambiare la qualità di vita. Anche a questo servono i pazienti esperti. Diciamo una duplice funzione: serve avere pazienti esperti, quindi persone che abbiano studiato in maniera approfondita tutta la parte relativa alla ricerca clinica per poter essere efficaci nell'interagire col mondo della ricerca, per poter essere presi in considerazione e che le loro risposte siano risposte che si sa essere pareri e idee che sono valide perché comunque provengono da persone che sanno di che cosa si sta parlando, e dall'altro lato le comunità dei pazienti sanno di essere rappresentate in questi tavoli da persone che hanno avuto le adeguate competenze e le adeguate preparazioni. È un duplice ruolo. Stefano, non avresti potuto essere più chiaro e di ispirazione. Io ti ringrazio infinitamente per la tua disponibilità, per aver condiviso la tua esperienza con me e con le persone che seguono questo canale, e ti auguro in bocca al lupo per i tuoi progetti e quelli dell'Associazione Parent Project. A presto. Grazie. Grazie Ciao. A voi per il coinvolgimento e per avermi dato la possibilità di raccontare di queste cose. Grazie. Ciao.